Buon pomeriggio a tutti collegati tramite la piattaforma YouTube dell'Università di Urbino o tramite la pagina Facebook Spazio Giovani della BCC del Metauro e anche altre pagine Facebook. È la seconda volta nel giro di poco più di un mese che ci ritroviamo come banca a confrontarci su tematiche importanti per il nostro futuro. E oggi con questo tema sulla finanza sostenibile possiamo dire anche mondiali. Ci confrontiamo dentro lo spazio virtuale dell'Università di Urbino e ringraziamo il Rettore per la sua sensibilità e disponibilità. Chiaramente questa collaborazione con l'Università deve diventare sempre più strutturata, sia da un punto di vista di analisi teorica, sia da un punto di vista operativo, per il bene del nostro territorio, perché noi siamo insediati in questo territorio e lo vogliamo servire. E speriamo che dal prossimo anno possiamo anche mettere a punto dei progetti anche condivisi. Questo pomeriggio io sono onorato di moderare questo incontro per il livello del parterre dei professori presenti. Giorgio Calcagnini, che molti conoscono come rettore dell'Università di Urbino, economista. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e ordinario di statistica metodologica presso l'Università Bicocca di Milano. E il professor Luca Erzegovesi, di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Trento. Nella parte poi successiva avremo anche dei professori che porteranno il loro contributo con delle domande che faranno ai nostri intervenuti. Alessandro Berti e Umberto Michele Carbonara del Dipartimento di UniURB dell'Università di Urbino. Non ho chiaramente citato titoli accademici e pubblicazioni degli autori che sono con noi, per la lunghezza che ci porterebbe via troppo tempo, perché poi le loro pubblicazioni sono rinvenibili tramite internet, ma voglio fare solo una congratulazione al professor Vittadini, a cui è stato insignito l'Ambrogino d'Oro per la cultura della sussidiarietà. Trattasi della massima onorificenza che ha dato lustro con il suo impegno alla città di Milano. E più che complimentarmi, direi un grazie affettuoso, perché questo premio è segno di un grosso impegno e fatica personali. Quindi abbiamo in campo questa sera molta materia grigia e intelligenza. Faremo una specie di brainstorming per vedere come la finanza sostenibile può sollevare le sorti del nostro paese. Il rapporto che andiamo a discutere su sussidiarietà e finanza sostenibile è un lavoro molto corposo e puntuale che indaga come si stanno muovendo le principali forze e istituzioni finanziarie in Italia e in Europa dopo la crisi del 2008 e quella pandemica che ci ha preso in questi ultimi anni. E questo è unito da un unico ormai destino. Però la finanza quindi non può più essere neutrale rispetto alle scelte di investimento e pensare solo a fare i soldi, come un certo mainstream anche universitario sembrava recitare in tempi passati, ma deve scegliere quali valori nella sua prassi e azione preservare e sviluppare secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Parte dei paesi del mondo consapevoli che abbiamo una sola terra abitabile. Quindi l'economia e la finanza devono, come stanno in parte facendo, cambiare paradigma, ossia da scienza triste, come qualcuno in passato l'aveva definita, a una scienza a servizio del vero desiderio umano di costruzione di sé e del mondo. Nell'economia e nella finanza c'è sempre in gioco l'uomo, per questo la finanza non può essere neutrale, ma ha questo DNA da un punto di vista strutturale e quindi non è una questione di dover essere per la finanza, ma di verità. Per il credito cooperativo lo sviluppo sostenibile fa parte del suo DNA. Le BCC sono da sempre legate a un territorio e la loro salute economico-finanziaria dipende dalla salute del territorio stesso, per cui hanno avuto questa finalità della sostenibilità come fattore essenziale del loro operare. Il realismo di tutti i fattori in gioco è sempre stata la loro mossa vincente e questo ha consentito a molti borghi di non spopolarsi e all'Italia di avere uno sviluppo diffuso, anche in zone periferiche dove altre istituzioni non vi sarebbero opposte. E soprattutto hanno preservato gli entroterra della provincia italiana con tutta la loro ricchezza di storia e di cultura.
Ora vedremo il video che la Fondazione per la Sussidiarietà ha preparato su questo rapporto. Poi interverrà il professor Luca Erzegovesi che ci farà una panoramica della ricerca. Al termine dell'intervento del professor Erzegovesi sulle questioni e provocazioni che sono venute fuori, si confronteranno il presidente Vittadini e il rettore Calcagnini. Può andare il video. Il rapporto sussidiarietà e finanza sostenibile vede la luce nel contesto di una crisi senza precedenti nel passato recente, che mette a dura prova la tenuta dell'economia e della società a livello globale. L'Europa ha risposto all'emergenza in diversi modi. La BCE rende disponibili 3.000 miliardi di euro. La UE facilita l'uso dei fondi strutturali, attiva la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, decide aiuti ai paesi più colpiti. SURE, di sostegno all'occupazione, 100 miliardi di euro, linea di credito del MES, 240 miliardi di euro, e BEI, 200 miliardi di euro di garanzie per piccole e medie imprese, fino a un totale di 540 miliardi di euro. Il governo nazionale ha deliberato moratorie sui finanziamenti in essere, nuove garanzie pubbliche sul credito alle imprese e misure per il loro rafforzamento patrimoniale. L'Unione Europea ha delineato anche un percorso verso il futuro con la comunicazione Next Generation EU. Al centro, la transizione verde, digitale e resiliente, ottenibile con investimenti sostenibili pubblici e privati. Il rapporto di quest'anno esamina come i circoli virtuosi tra cultura sussidiaria, tensione al bene comune e necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile possano portare, con un sistema finanziario adeguato, a una ripresa e a una crescita equilibrata. Se i rapporti degli anni scorsi si sono occupati dei giovani del Sud Italia e delle piccole e medie imprese italiane per lo sviluppo sostenibile, quello attuale allarga lo sguardo al sistema finanziario nel contesto italiano ed europeo. L'orizzonte di riferimento è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il rapporto è suddiviso in tre parti. Le prime due esaminano la finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa e in Italia. La terza parte introduce alcuni casi esemplari che meritano attenzione. Le conclusioni, a partire dai contributi offerti dai differenti autori, propongono un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario. Infine, nella sezione dedicata ai commenti, vengono riportate originali riflessioni, suscitate dalla lettura del rapporto, di personalità del panorama italiano e internazionale. I contributi della prima parte approfondiscono le nuove misure internazionali che aprono alla finanza sostenibile, il sistema bancario europeo, l'inclusione dei rischi climatici nel sistema finanziario, il ruolo assunto da BEI e banche di sviluppo nazionali come CDP, la novità dell'impact investing a livello mondiale. Nella seconda parte si analizza il contributo alla finanza sostenibile che possono offrire in Italia le banche, di piccole e grandi dimensioni, e altri attori come gli enti di microcredito, i confidi, gli investitori istituzionali, gli enti previdenziali, fintech e le fondazioni bancarie. La terza parte illustra alcuni casi esemplari di impact investing, come quello di Intesa San Paolo, Arpinge, Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Cefea Impact SGR. A livello mondiale si segnalano i casi rilevanti di Forest Resilience Bond e Tropical Forest Finance Facility, finanziamenti green del nord e del sud del mondo. Quello dell'impact investing è un mercato globale da più di 500 miliardi di dollari, stimato in crescita del 13% nel 2019. Dal 2006 a oggi il totale dei capitali impiegati in questo modo in Italia è di circa 8 miliardi di euro,
con una previsione di crescita del 19% nel 2020. I fattori che abilitano lo sviluppo di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario sono legati all'identificazione dei fabbisogni, allo sviluppo della progettualità, alla semplificazione amministrativa e al rafforzamento delle competenze e delle capacità del sistema territoriale. Il sistema finanziario italiano è caratterizzato da un ampio grado di pluralismo e biodiversità di attori bancari e non bancari che contribuiscono tutti al perseguimento del bene comune. La biodiversità rappresenta una caratteristica chiave per la stabilità, la resilienza e la capillarità del sistema finanziario e per l'approdo a una finanza sostenibile. Gli elementi chiave e l'architettura di un nuovo modello di finanza sostenibile e sussidiario vedono in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti, aggregatore di risorse europee di risparmio privato grazie all'attivazione di garanzie pubbliche. In secondo luogo, le risorse mobilitate da CDP, grazie alla biodiversità del sistema finanziario italiano, trovano nei diversi attori, bancari e non, gli intermediari finanziari per arrivare in modo capillare sul territorio. Infine, le fondazioni bancarie in primis, sviluppando una cooperazione rafforzata con CDP, attivano le loro capacità di incubare progetti di sviluppo territoriale e la loro padronanza degli strumenti di impact investing per creare leve per lo sviluppo sostenibile dei territori. I tempi straordinari che abbiamo vissuto in questi mesi hanno cambiato improvvisamente e profondamente il modo di vivere e lavorare insieme. E, a livello europeo, si è finalmente affermata la linea della necessità di un'azione comune che sta proponendo mezzi finanziari senza precedenti nella storia dell'Unione per riparare i danni dell'epidemia e preparare il futuro per la prossima generazione. La finanza sostenibile, quindi, diventa il perno su cui costruire il nuovo modello di sviluppo europeo. Ecco, buonasera. Adesso prendo la parola, non vedo, spero che mi vediate. Sono Luca Erzegovesi e sono molto lieto di partecipare all'evento di questa sera. Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, il presidente Bruno Fiorelli, il direttore generale Gabriella Mariani, che è qui con noi, naturalmente il dottor Sparaventi per le parole di presentazione che riflettono una lettura attenta e anche ricca di stimoli del nostro rapporto, che viene presentato in questo spazio virtuale dell'Università di Urbino. Il rammarico di non essere presente nello spazio, diciamo, fisico con tutta la bellezza e il fascino che ha questa città, a cui sono molto anche affezionato. Come visitatore, grazie al rettore, al professor Calcagnini, che pure partecipa ai lavori di questo pomeriggio, oltre a fare gli onori di casa. La presentazione del rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà sulla finanza sostenibile di questa sera è una delle prime a essere organizzata in ambito accademico. Sono contento che questa sera poi la discutano con noi anche i colleghi Alessandro Berti e Umberto Michele Carbonara, che animeranno poi il dibattito. Ecco, con questo progetto la Fondazione per la Sussidiarietà mi ha anche onorato dell'invito a far parte dei curatori del rapporto. E la ringrazio anche per
aver organizzato un calendario molto ricco di eventi che stanno costellando in diverse piazze, almeno queste settimane, in tutto il paese. Aver anche mobilitato 27 autori, accademici e operatori che hanno partecipato alla redazione di questo rapporto, e inoltre aver coinvolto 12 personalità del panorama politico e economico italiano che si sono resi disponibili a commentarlo. Ecco, prima di fornire qualche chiave di lettura, mi preme innanzitutto sottolineare una caratteristica distintiva importante del nostro lavoro, che è diventato strada facendo l'occasione per dar vita a un gruppo di player del sistema finanziario italiano ed europeo, di estrazione bancaria e non bancaria, con profili accademici oppure professionali operativi, e in questo modo ha dato vita a un hub di conoscenza molto rilevante che può servire anche come bacino, laboratorio di idee per dar corpo a progetti di ripresa sostenibile. Al tempo stesso, questo rapporto è anche uno strumento di diffusione di conoscenze e di divulgazione che i non addetti ai lavori possono utilizzare per trovare chiavi di comprensione e di azione per un cammino verso lo sviluppo sostenibile e il bene comune. Ecco, purtroppo non c'è modo di illustrare compiutamente, ma con l'aiuto di qualche slide che adesso vedo dovrebbe comparire sui vostri schermi, percorriamo con una carrellata il piano dell'opera, che è divisa, come si è visto, in tre parti, per cui una parte sulla finanza per lo sviluppo sostenibile in Europa, una seconda parte sui principali attori della finanza sostenibile in Italia, poi una serie di studi di caso paradigmatici su esperienze di impact investing, che riteniamo essere una degli approcci più efficaci per l'esecuzione di progetti di investimento sostenibile, e infine i commenti di personalità del panorama culturale, sociale, politico ed economico italiano, che appunto arricchiscono con le loro suggestioni, le loro chiavi di lettura, quanto viene presentato appunto nel corso del nostro lavoro. Ecco, quindi il tema che è stato al centro delle nostre riflessioni è quello della finanza al servizio di uno sviluppo sostenibile. E rispetto a questo punto focale, dove possiamo individuare il punto di riferimento a cui guardare? Beh, a noi sembra, e il rapporto lo dimostra chiaramente, che dobbiamo guardare alle forme di finanza che per missione e oserei dire per natura hanno il DNA fin dal loro concepimento per sostenere appunto esperienze di sostenibilità nell'ambito di impresa, del welfare, nell'ambito ovviamente dell'intermediazione finanziaria. Ma ecco, la finanza sostenibile, che è l'argomento che dà il titolo al rapporto, in che cosa consiste, quali possiamo individuare come i suoi tratti distintivi? Ma come qui detto, è un'attività speciale che però come dire, prende forma in molte fattispecie, con molte facce, ognuna con una sua fisionomia particolare, e in questo modo contribuisce alla biodiversità intesa come diversità vitale del sistema finanziario. Per cui la finanza sostenibile è un'attività di intermediazione finanziaria che ha una missione molto specifica, ad esempio combattere l'usura, l'esclusione finanziaria, scoraggiare o reprimere, evitare le frodi a danni di soggetti deboli, oppure rispondere a bisogni capillari di comunità e territori particolari. Questa attività crea un valore, una concezione più ampia di quella della generazione di profitto, di incremento del valore delle azioni dei proprietari dell'organizzazione che la svolge, e questo maggior valore è un contributo che dà l'utilità generale al bene comune. Poi, come accennavo, si manifesta
in forme molteplici che però concorrono a un disegno comune, quello di costruire un'economia e una società migliori, quindi fini di prosperità, coesione e giustizia sociale. Ecco, per rimarcare la specialità della finanza sostenibile propongo ora un confronto, per quanto stilizzato, con l'alta finanza, la haute finance, per usare questo termine, che presenta ad esempio nel celebre lavoro di Carl Polanyi sulla grande trasformazione, tra appunto alta finanza e esperienze di finanza sostenibile. Allora, l'alta finanza crea valore producendo profitti a lungo termine, dichiarati, ma poi ricercati attivamente, soprattutto nel breve termine, di cui beneficiano poi gli shareholder, gli azionisti, i proprietari. Invece la finanza sostenibile persegue un concetto di valore più ampio, a volte si parla di valore blended, che unisce alla produzione appunto di reddito anche la capacità di rispondere ai bisogni presenti nella comunità dei soggetti che promuovono queste esperienze. Quindi questo concetto più ampio di stakeholder che mette vicino a quello di shareholder. La alta finanza è molto agile e flessibile nel modificare i suoi modelli di business con attività che appunto vengono mixate secondo le opportunità del momento, mentre invece la finanza sostenibile è caratterizzata da mission aziendali più focalizzate ma anche più stabili, cioè si nasce per rispondere a un certo bisogno e si è fedeli a questo fine che ci si è autoassegnato. Ecco, se per l'alta finanza la parola d'ordine è la scalabilità, la crescita, il fatto che quindi si possa usare la leva della crescita dimensionale, della quota di mercato, del raggiungimento di una posizione di leadership all'interno del settore, la finanza sostenibile non teme invece la capillarità, che significa anche un consumo di risorse al di là di quello che è il tornaconto, la resa economica di questo consumo, per rispondere a bisogni localizzati e circolari. E chiaramente l'esperienza del credito cooperativo, delle casse rurali, delle banche di credito cooperativo è un esempio paradigmatico di appunto questa affinità che porta appunto a delle strategie in cui la prossimità, la capillarità di presenza sul territorio rispetto alla comunità degli stakeholder serviti è un aspetto sicuramente qualificante. Ecco, in questa cornice possiamo, lo faccio molto rapidamente, mettere a confronto quattro concezioni della finanza sostenibile. La prima, che vede come protagonisti, diciamo, i grandi investitori in grandi società quotate in borsa, vede soprattutto la finanza sostenibile come una concezione più larga della misurazione di valore e della determinazione di quello che è il rendimento che l'investitore ricerca in una certa opportunità di investimento, tipicamente nell'acquisto di titoli azionari obbligazionari emessi dalle società. Quindi si tratta fondamentalmente di passare da un sistema di reportistica per gli investitori, fondato di fatto sui bilanci d'esercizio, sui rapporti finanziari, ad una concezione più ampia in cui si va a misurare, intercettare anche il valore sociale creato, chiaramente con schemi che hanno una natura più qualitativa, per certi aspetti anche meno determinata, che meno si presta a definire degli standard, ed ecco che vengono in aiuto anche dei soggetti esterni come società di ricerca, agenzia di rating, specializzate appunto nel dare un voto alla qualità, per cui i rating ESG, quindi la possibilità di perseguire obiettivi tipo environmental, social, di governance, quindi trasparenza della governance, la responsabilità sociale dell'impresa e così via. Quindi questa visione, fondamentalmente abbiamo un investitore saggio, socialmente consapevole e responsabile, che vota col denaro, quindi premia quelle iniziative che sono in grado di produrre risultati documentati da questa reportistica più ampia. La seconda concezione, che per certi aspetti ha qualche punto di contatto della prima,
pone invece al centro della finanza sostenibile l'adozione di un codice etico, cioè di regole di buon comportamento. E naturalmente queste regole possono informare l'attività di, come dire, soggetti generalisti, ma molto spesso danno vita a degli intermediari che mettono l'etica nella loro stessa ragione sociale. Quindi con banche etiche, SGR etiche, che nel loro statuto assumono, si identificano con questo codice di buona condotta, dal quale appunto dovrebbero poi anche scaturire comportamenti naturalmente orientati alla produzione di valore sociale e quindi all'obiettivo della sostenibilità. Veniamo adesso alla terza concezione, che invece mette al centro le iniziative dal basso, per cui la finanza sostenibile è qualcosa che nasce fondamentalmente da quei soggetti che sono portatori di bisogni non adeguatamente soddisfatti da quella che è l'offerta di mercato, di intermediazione e di servizi finanziari, quindi scendono in campo e possiamo, non so, parlare dei contadini dei centri rurali in cui agiva Wilhelm Raiffeisen, che è un po' uno dei fondatori del credito cooperativo rurale, oppure quei soggetti che nei quartieri di una città come Chicago hanno dato vita a delle community banks per appunto riuscire a finanziare attività che venivano sistematicamente trascurate o razionate dalle grandi banche di deposito americane, esperienza di cui parla Rajam nel suo recente libro sul terzo pilastro, che contiene molti temi vicini a quelli che abbiamo affrontato nel rapporto. Quindi l'enfasi su un'azione collettiva, l'aiuto reciproco, la mobilitazione di risorse proprie e della visione quindi incarnata nelle banche, nel movimento del credito cooperativo, di cui fa parte anche la banca che ha dato il suo sostegno, per cui la ringraziamo all'iniziativa di questa sera. La quarta concezione, e vado velocemente per non attardarmi troppo, invece vede la sostenibilità come qualcosa che invoca l'intervento di attori chiave che sono fondamentalmente soggetti pubblici che perseguono finalità di politica industriale, quindi come banche, finanziarie, SGR partecipate dallo Stato. Ecco, queste quattro concezioni non sono tra loro antitetiche, hanno avuto una genesi, una fenomenologia molto varia anche nel corso della storia, alcune sono radicate in secoli passati, altri invece sono fenomeni più recenti, quindi gli attori che le animano possono collaborare tra di loro per appunto creare un sistema finanziario biodifferenziato e capace di perseguire fini di sostenibilità e realizzare progetti di impact investing con il supporto di risorse da attività di erogazione. Ecco il problema che io nel libro, così un po' con un gioco di parole, pongo in luce: c'è un problema di sostenibilità della sostenibilità. Va benissimo perseguire dei modelli alternativi rispetto a quello delle grandi banche orientate alla creazione di valore per gli azionisti. Questo naturalmente però comporta anche l'impiego di risorse, quindi si tratta anche di trovare dei canali che mettano a disposizione queste risorse, poi chiaramente da impiegare in maniera efficace. Ma il tema delle risorse solleva una questione cruciale: come può oggi la finanza sostenibile rappresentare un'opportunità per una ripresa reale? C'è ancora bisogno di soggetti che con un'azione dal basso facciano cose che invece normalmente il mercato, lo Stato, l'attore pubblico non fanno? Non bastano le risorse imponenti che sono attualmente messe in campo dagli Stati e dalle banche centrali, e alcuni di questi grandi programmi venivano anche ricordati nel video iniziale. No, sicuramente c'è bisogno di una squadra più vasta per poter indirizzare in maniera efficace questa dotazione straordinariamente elevata di risorse. Servono delle capacità che erano nella videografica, e qui richiamo molto brevemente, quindi una capacità progettuale che molto spesso, di cui spesso lamentiamo la mancanza, ecco, iniziative soprattutto quando dobbiamo gestire, adesso il tema sul recovery fund
progetti ingenti su molte direttrici e così via. La seconda è la capacità di indirizzare questa capacità progettuale verso genuine esperienze di impact investing, di finanza, che appunto persegue questo obiettivo, questo concetto di creazione di valore più, più esteso, più ricco, di cui si diceva prima. Ma c'è un ulteriore passaggio, occorre una architettura che si incardini solidamente all'interno di un sistema finanziario, che è quello appunto di un particolare paese inserito all'interno dell'Unione Europea, per cui riesca a mettere a fattor comune gli strumenti finanziari dell'Unione, con quella grande leva, soprattutto se parliamo di mobilitazione di credito, che è data dalla garanzia pubblica sulla finanziamenti che vengono concessi da istituzioni comunitarie, oppure finanziamenti che vengono concessi dalle banche a favore di soggetti come le famiglie, soprattutto le piccole e medie imprese. Soggetto con un'importanza cruciale, lo ribadiamo, è la Cassa Depositi e Prestiti, interlocutore privilegiato per l'attuazione dei programmi europei, con la capacità di partecipare con risorse proprie, attrarre investitori privati. In terzo luogo, naturalmente, lo snodo di una Cassa Depositi e Prestiti che riesce a mobilitare una costellazione di intermediari finanziari, espressione di questa biodiversità che caratterizza il nostro sistema, riesce a realizzare una cooperazione rafforzata con questi soggetti. Ecco, a trasformare in realtà i propositi così enunciati ci vengono in aiuto le specificità del caso italiano. La prima, fatto che in un sistema bancario sempre più concentrato, noi comunque abbiamo dei gruppi maggiori che hanno un legame ancora vivo, anche grazie alla presenza nel loro azionariato in molti casi delle fondazioni di origine bancaria, una tradizione, dicevo, di finanza al servizio delle comunità territoriali. Pensiamo alla tradizione delle casse di risparmio e delle banche popolari che sono confluite in quei gruppi. Poi, oltre alla ricordata sinergia tra Cassa Depositi e Prestiti e fondazioni, c'è la possibilità, in un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà, di coinvolgere appunto questa ricca varietà di attori che assicurano una capillare presenza a livello territoriale, a livello di vicinanza con i segmenti di clientela, come ad esempio quello delle microimprese, che oggi scontano i maggiori rischi di razionamento. Quindi, per concludere, nei prossimi mesi dovremo ancora tamponare le ferite dell'economia investita dall'emergenza, in parallelo dovremo anche avviare le linee di intervento del Recovery Fund e degli altri grandi progetti con fondi europei e nazionali, per trasformare l'economia in qualcosa di diverso, più azzurro, più digitale, più verde, più sostenibile, più capace di rispondere a, appunto, all'emergenza sanitaria che ancora sarà con noi per qualche mese, ma affrontare ancora ad esempio anche una rifondazione del welfare e così via. È cruciale che le risorse in campo, pubbliche e private, vadano a progetti efficaci e coraggiosi di sviluppo sostenibile. Non basta una potenza di fuoco del bilancio pubblico, non basta il rifinanziamento straordinario, la politica dei tassi nulli o negativi delle banche centrali, se non è accompagnata dalla qualità delle pratiche, delle istituzioni, dei soggetti che prendono iniziativa stando sul campo, tutta questa massa di risorse potrebbe esplodere, come lo chiamava Mario Draghi quest'estate al meeting di Rimini, come cattivo debito che nasce da spesa improduttiva. E quindi c'è bisogno più che mai di una fioritura di nuove forme di finanza sostenibile a servizio del bene comune. E concludo ringraziando tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare queste mie brevi considerazioni. Grazie. Grazie, professore Zegovesi. La prima domanda, che adesso inizierà il dibattito fra il professor Vittadini e il professor, il rettore Giorgio Calcagnini. La prima domanda la formulerà il professor Umberto Michele Carbonara, che è titolare della cattedra di diritto commerciale industriale presso l'Università degli Studi di Urbino. Prego, professor Umberto, azioni il video. Okay. Sì, buonasera.
titolare dell'insegnamento di insegnamenti di titolo commerciale e di diritto industriale. Ecco, la ringrazio molto e ringrazio gli organizzatori, in modo particolare il professor Berti, per avermi invitato a partecipare a questo evento così prestigioso. Anche nelle importanti considerazioni che ha svolto il professore nella relazione, appare sempre più chiaro che la crisi dell'attuale sistema economico richiede una diversa cultura della finanza e dell'impresa, con strumenti innovativi. Forme eccessivamente speculative, poco attente al lavoro e alla produzione, si sono rivelate distruttive. Il professore accennava che l'Unione Europea e i governi nazionali stanno stanziando risorse importanti, addirittura impensabili, in base a progetti che però siano orientati a uno sviluppo diverso, a uno sviluppo sostenibile. In questo contesto, appunto, il professore faceva riferimento all'impact investing e quindi all'investimento finanziario che annoveri tra i propri obiettivi anche il perseguimento di uno sviluppo sostenibile nei diversi modi in cui può declinarsi. E anche il ruolo che le fondazioni bancarie e il credito cooperativo possono svolgere in questo contesto. Tuttavia, ecco, sorgono degli interrogativi che vorrei rivolgere quindi ai professori qui presenti, relativamente a due aspetti proprio che potrei dire basilari, cioè relativamente al sistema finanziario per come è stato prevalentemente percepito fino ad ora e agli enti e ai soggetti che dovrebbero operare nel contesto della sussidiarietà. Quindi quello che io chiedo è se un sistema finanziario che è stato appiattito per anni, negli ultimi anni, sul modello anglosassone, un modello ultraliberista, e quindi pervaso da logiche fortemente speculative, ebbene, se questo sistema finanziario possa godere adesso di sufficiente credibilità e quindi possa incontrare la necessaria fiducia nel pubblico dei risparmiatori, degli investitori, nel ceto imprenditoriale, nel momento in cui si propone in una forma così diversa, si propone in una forma attenta a istanze di natura etica, aperte alla sostenibilità, alla responsabilità sociale, alla solidarietà, alla sussidiarietà, addirittura al perseguimento tomistico del bene comune, caro alla dottrina sociale della Chiesa. Quindi ci sono le condizioni per un'accoglienza favorevole, diffusa, di questa differente prospettiva che comunque la finanza sta intraprendendo sul piano culturale, ancor prima che giuridico e fattuale, e quindi le condizioni perché si affermi una finanza sostenibile nella percezione dei risparmiatori, degli investitori e degli imprenditori? Questa è la mia domanda. E dunque inizia a rispondere il professor Vittadini, visto che è ospite dell'università, poi dopo il rettore, va bene? Va bene. Allora io dico tre cose cercando di rispondere in termini economici senza farsi illusioni che poi se ci sono ideali perché può essere una scommessa possibile. Diamo quattro ragioni. La prima, quando studiavo economia in Cattolica negli anni 70, avevo come professore di politica economica il professor Mazzocchi, e lui parlava con un termine che oggi non è più di moda, ma che esprime bene tutta la sostenibilità, di esternalità positive e negative. Lui diceva: un'impresa crea inevitabilmente esternalità positive o negative. Parlava dell'inquinamento, parlava del rumore, parlava della ricaduta sul territorio dell'occupazione. Ora, nell'economia liberista, noi abbiamo vissuto per anni una sostanziale dimenticanza
del fatto che un'impresa può creare esternalità positive o negative. L'Ilva crea tante occupazioni, è player dello sviluppo italiano, ma l'esternalità negativa è l'inquinamento e le possibili morti che ci possono essere o malattie in tutta l'area di Taranto. Non è più sostenibile una economia, quindi questo è il cambiamento, primo cambiamento economico, che faccia sì che l'impresa se ne possa infischiare delle esternalità positive e negative. La prima svolta della finanza sostenibile è il fatto che in un sistema non è più consentito a nessuna impresa di muoversi al di fuori del contesto che ha, e da un certo punto di vista le esternalità positive e negative diventano costi o opportunità aziendali, e come tali la finanza interviene tenendo conto di questi aspetti e non può ignorare il fatto che uno distrugga questo. L'opinione pubblica non è più disposta a sostenere questo, un'impresa non può più muoversi in questo modo. Per fare una battuta comprensibile a chi piace il cinema, il film per cui Julia Roberts ha preso l'Oscar, Eric Brockovich, è un esempio di quando il sistema giudiziario decide di far pagare a un'impresa i costi di quello che fa fuori. La finanza segue quest'idea e dice: io intervengo solo nel momento in cui tu fai delle esternalità positive. Secondo tema micro, faccio due esempi. Il primo è l'intervento che ha fatto una volta in un convegno a cui ho partecipato Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, che raccontava come la svolta dell'ENI, che per il 2050 vuole avviarsi tutta a energia tra virgolette pulita, né olio né gas, ma neanche eolico, neanche fotovoltaico, e io gli ho chiesto: ma scusi, ma l'ENI è un'impresa quotata, ogni tre mesi deve dare agli azionisti, come fa a fare questa svolta? E lui mi spiegava che sul piano microeconomico, nel lungo periodo, questo diventa vantaggioso per l'impresa. Oggi l'economia sostenibile è vantaggiosa per l'impresa. Facciamo due esempi. L'idrogeno che comincia a essere ricavato dall'olio e il gas, per esempio in Lombardia si sperimenterà tra Brescia e Edolo una ferrovia nord a idrogeno, e che fra un po' sarà ricavata dall'acqua, oppure lui diceva che il 98% dei rifiuti sono usabili con tecnologie adeguate per ricavare energia. Evidentemente nel momento in cui io sono capace di fare questo tipo di intervento ho dei grossi vantaggi. E quindi l'economia, questo è il primo esempio. Il secondo esempio è l'Enel, per parlare in Italia, che è il primo oggi produttore di energia e rinnovabile nel mondo, ed evidentemente è una scelta. È una scelta che ha il suo vantaggio, per cui anche da questo punto di vista la sostenibilità diventa anche sul piano micro, non solo sul piano macro, un qualcosa di conveniente. Terzo esempio, che cos'è la razionalità economica? La razionalità economica neoliberista è l'egoismo dei singoli attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo. Ma noi abbiamo visto nella crisi finanziaria, ma anche in questa crisi pandemica, che non è vero. L'egoismo dei singoli porta alla distruzione del benessere collettivo. Una razionalità va intesa come l'ha intesa Arron nel 1955, quando, prendendo il premio Nobel per l'economia sul suo famoso teorema dell'utilità, mostra che l'utilità individuale, quando è al massimo livello senza limiti, porta a dittatura e a oligopolio, e solo, dice nella seconda parte, quando nascono desideri socializzanti io posso avere un mercato e una democrazia. Allora anche da questo punto di vista la sostenibilità diventa un fattore di razionalità economica interessante, quindi la finanza segue questo. Ultimo aspetto riguarda chi sta lanciando innanzitutto questo programma, che è l'Unione Europea. L'Unione Europea deve darsi una ragione. Fino a prima di questo piano era una accozzaglia di stati,
uniti semplicemente dal problema del non debito, quindi dal blocco dello sviluppo. Evidentemente non ce la fa oggi l'Unione Europea a rilanciarsi sui motivi grandemente ideali che aveva negli anni 50 con De Gasperi, Schuman, Adenauer, ma si lancia su un secondo best, che è l'idea di essere un'area che risponde a questo bisogno, che oltretutto è di razionalità economica radicale, del non distruggere il pianeta. Quindi da questo punto di vista è cambiata l'Unione Europea. Anche se noi continuiamo a trattarla come prima, vedremo poi dopo come, l'Unione Europea si dà uno scopo fondamentale, quindi da questo punto di vista la finanza segue questi aspetti. Allora, i quattro aspetti dicono: la finanza segue un cambiamento economico che all'interno della logica economica, non parlo ancora dell'etica, della cosa che pure è importante, ha le sue ragioni, e per cui dice evidentemente diventa conveniente a una finanza tener conto di questi aspetti, quindi cambiare e finanziare questo tipo di cambiamento. Grazie. Quindi pensa che anche i cambiatori accoglierebbero favorevolmente questi prodotti finanziari? Porca troia. E, professor Vittadini, il microfono. Sì. Qui i fornitori intelligenti, qui stiamo pensando di spostare un'utilità, un profitto di breve periodo, diciamo di rapina, sul lungo periodo, su una sostenibilità. Quindi è l'idea anche di cambiare modello di remunerazione del capitale. Cioè, se vogliamo rapinare qualcuno e sparire dal mercato, oppure se pensiamo che il lungo periodo sia qualcosa di più fruttuoso, proprio all'interno di una logica economica anche di un profitto, stiamo parlando di un profitto sostenibile. Allora, uno che ragiona, è lo stesso ragionamento di uno che preferisce guadagnare un po' di meno, trattando meglio i clienti e non taglieggiando i fornitori, ma rimanendo sul mercato, perché dice che i clienti che tornano da lui o i fornitori che non vengono fregati gli creano un consenso che permette di rimanere a lungo sul mercato. Questo è il cambiamento della logica. È all'interno della logica economica qualcosa di più economico e più intelligente del neoliberismo selvaggio. Ok, grazie. Adesso sentiamo il professore, il rettore Calcagnini, Giorgio Calcagnini, che magari ne può dare anche una declinazione più sul nostro territorio, o comunque sulle nostre terre, di questi argomenti. Grazie. Un saluto ai due colleghi, anche devo dire che non lo dico solo di circostanza, veramente è stato stimolante sentirvi, perché insomma, mi sono un po' occupato in maniera marginale di, in qualche modo, di finanza sostenibile, nel senso che anche ho partecipato, sono stato nel Consiglio Generale di una fondazione di origine bancaria di Pesaro, quindi locale, e partendo proprio dall'attività che veniva svolta, ho cercato anche di capire se questa sussidiarietà delle fondazioni di origine bancaria potessero aver avuto un qualche effetto anche economico, ad esempio sullo sviluppo delle province italiane. E i risultati sono stati, devo dire, abbastanza buoni, cioè effettivamente perché uno quando pensa ai contributi delle grandi fondazioni, ad esempio pensa alla Cariplo, non so, centinaia di milioni di euro di contributi dati al territorio, no? Anche qui a Pesaro eravamo abituati a 5 milioni all'anno distribuiti al territorio, che prima della crisi, diciamo, della banca di riferimento, che era Banca Marche, erano tanti soldi, hanno permesso, diciamo, alla fondazione di svolgere un ruolo di quello che io chiamo la creazione del capitale sociale, che è appunto uno di quegli obiettivi che può, insomma, potrebbe rientrare uno di quegli obiettivi che non solo la finanza potrebbe avere, guardando a lungo periodo piuttosto che al breve periodo. I risultati di questa analisi appunto dimostravano che utilizzando, diciamo,
i contributi dati dalle fondazioni di origine bancaria rapportati ovviamente al valore aggiunto delle singole province, davano un piccolo contributo, ma statisticamente significativo, al tasso di crescita del PIL pro capite a livello provinciale. Questo per dire che nel lungo periodo avere in mente una finanza di tipo diverso probabilmente ha un effetto anche sui livelli di benessere delle popolazioni, qui misurate ovviamente semplicemente con il PIL pro capite, non tenendo conto di indicatori diversi. Abbiamo anche con dei colleghi misurato, costruito un qualche indicatore di benessere anche a livello provinciale, si vedeva che c'era una insomma, corrispondenza abbastanza elevata tra l'esistenza di questa sussidiarietà nelle regioni dove insomma, le fondazioni agivano in maniera più significativa, c'erano anche livelli di benessere superiori. Volevo dire che sono anche stato, diciamo, scientificamente interessato a questo tema e quindi insomma, ho condiviso le cose che sono state dette. Però ho anche dei retropensieri che in qualche modo mi metto, sono degli alert che mi dicono sì, queste sono cose che hanno un fondamento anche pratico, perché io appunto l'ho anche trovato, l'ho registrato, l'ho misurato. Ci sono ecco, questi retropensieri. Uno, il primo è molto velocemente, un flash su come è cambiato il sistema finanziario, essenzialmente bancario, in Italia, diciamo, nel secolo scorso, ma velocemente, partiamo dalle crisi di inizio secolo, dalla legge bancaria del 36 che preferiva la stabilità come criterio principale del sistema bancario piuttosto che l'efficienza. Siamo arrivati, diciamo, alla fine degli anni 80, quando la Banca d'Italia ha cominciato ad autorizzare i piani sportelli delle banche, che si rendevano conto di stare su dei mercati in cui c'era una domanda di finanza che non veniva più soddisfatta dai player che erano presenti sui mercati locali. Siamo arrivati alla liberalizzazione degli sportelli degli anni 90. Sappiamo tutti, chi soprattutto si è interessato di questi temi, che nell'arco di 10 anni il numero di sportelli bancari era raddoppiato. È stata una bolla in termini di numero di sportelli. In qualche modo, anche qui abbiamo fatto dei lavori con un collega americano che era molto legato, era molto interessato a studiare il sistema bancario italiano. E la risposta è sì, perché c'erano dei meccanismi di apertura degli sportelli bancari che non guardavano di nuovo al lungo periodo, quello che dicevate poco fa, insomma, entrambi, ma guardavano soprattutto a obiettivi di breve, soprattutto il blocco di player, bloccavano, cercavano di aprire sportelli per bloccare l'entrata sugli stessi mercati locali di player nazionali, ad esempio. E questi sono stati meccanismi che hanno portato ad una specie di, io la chiamo così, una bolla sul numero di sportelli, anche una bolla sulla quantità di credito erogato. Di nuovo un credito, una finanza cattiva, perché? Perché a un certo punto chi entrava, riusciva a entrare sui mercati, player che venivano da fuori, provincia ad esempio, finanziavano semplicemente le imprese, i clienti, diciamo, peggiori, con i rating peggiori che non venivano finanziati da chi invece li conosceva bene, che erano le banche locali. Ecco, in questo sistema, diciamo, questo sistema sappiamo che a un certo punto è crollato, perché sono diversi anni che le banche chiudono sportelli, quindi quel modello è venuto meno, ma il fenomeno che si sta caratterizzando è che le banche diventano essenzialmente più grandi, cioè anche le BCC che, come diciamo nominalmente, ancora esistono, però sappiamo sono entrati in due gruppi bancari, quindi sono delle banche di rete in cui, diciamo, parte delle decisioni strategiche sono demandate al capogruppo, non sono più delegate ai consigli di amministrazione locali. Quindi, di nuovo, queste banche grandi
Quali sono gli obiettivi strategici di queste banche più grandi che sono su, diciamo, sono in concorrenza con dei player internazionali? Guardano al breve periodo o a lungo periodo? Sono interessati a finanziare appunto clienti che hanno dei progetti tradizionali o dei progetti innovativi? Progetti che guardano appunto anche alla sostenibilità ambientale oppure no? La risposta credo che sia semplice e in parte mi sembrava che uscisse fuori anche dalle vostre relazioni, cioè è chiaro che io investo ad esempio sul green, sulle energie alternative, perché penso, speculo nel senso positivo, che nel lungo termine quelli saranno i settori che offriranno i rendimenti più elevati. In questo senso io interpreto la finanza buona come finanza sostenibile. Ecco, mi rimane il dubbio forte di capire se appunto il modello che si sta delineando è un modello che è sostenibile. Cioè, nel senso, queste banche grandi riusciranno a portare avanti queste strategie che continuano a guardare a lungo periodo oppure no? Questa è una domanda che mi faccio e che se qualcuno di voi è in grado di spiegarmi in qualche modo, dire cosa ne pensate, mi farebbe molto piacere. Dico l'ultimo aspetto, ovviamente finanza sostenibile è un termine limitato, anche questo è uscito un po' dal dibattito. Qui no? Dobbiamo pensare ad una società, ad un'economia che è sostenibile, perché sappiamo benissimo che si può fare finanza in tanti modi, ma in fondo o che li chiamiamo shareholders oppure stakeholders, alla fine c'è qualcuno che deve essere remunerato. E sappiamo benissimo, ad esempio, che il sistema giudiziario italiano è un sistema che non garantisce gli azionisti, soprattutto quelli di minoranza. E questo, di nuovo, secondo me, è un elemento di criticità anche nella, diciamo, nella governance di queste grosse banche. Collegato a questo tema, ovviamente, c'è un ultimo aspetto che anche questo ho incontrato alcune volte in altri incontri dove ho partecipato, è quello del tema del costo. Se noi consideriamo il modello anglosassone rispetto al modello, diciamo, italiano che era prima della liberalizzazione, quindi un sistema bancario essenzialmente nelle mani dello Stato, prevalentemente nelle mani dello Stato con qualche altra banca privata, ma diciamo fino alla fine degli anni 80 questa era un po' la situazione. Quindi era un sistema nel quale, usando anche delle espressioni non mie, nelle quali si dice i profitti sono privatizzati e le perdite vengono invece sostenute dallo Stato. Questo sistema ovviamente non esiste più neanche in Italia. Quindi in questo nuovo sistema italiano il problema dei costi del finanziamento come si rapportano rispetto a modelli che in qualche modo invece noi vediamo come modelli tipo di libero mercato dove ovviamente la massimizzazione del profitto è l'obiettivo principale. Ovviamente tutto questo ha una ricaduta sui territori, ripeto, sono partito da degli eventi che hanno caratterizzato in particolare la nostra regione, dove il fallimento di Banca Marche ha avuto delle ricadute, diciamo, sia sugli equilibri del sistema bancario regionale e sui rapporti che sono instaurati tra chi è rimasto nella regione a finanziare le nostre imprese e gli imprenditori locali. In un modello che sempre più si è spostato da tipo relazionale a un tipo basato sulle transazioni, cioè sull'analisi semplicemente dei bilanci mediante elaborazioni di computer. Ecco, è chiaro che tanto più andiamo nel modello che dicevo prima, caratterizzato da banche grandi, con i centri decisionali lontani dal cuore dell'economia territoriale, tanto più potremo incontrarci scontrarci con una finanza più orientata al breve termine, quindi più speculativa nel senso peggiore di questo termine, rispetto invece a dei modelli più tradizionali che
probabilmente con i quali si riusciva a finanziare attività economiche anche basate su piccole imprese, piccolissime imprese, ma ovviamente anche con costi superiori. Grazie. Ecco, e quindi le banche, le grandi banche vanno verso una finanza sostenibile. Il professore Erzegovesi cosa ne pensa? Così rispondiamo al rettore. Impegnativa. Ho apprezzato molto questo affresco che partiva da lontano della storia del nostro sistema bancario del professor Calcagnini, anche per ricordare che problemi con cui abbiamo fatto i conti negli ultimi anni. Si ricordava ad esempio la chiusura di Banca Marche nel territorio della vostra regione, nasce da una serie di cambiamenti epocali, e i problemi si sono incontrati soprattutto in queste banche, diciamo, che hanno cercato di fare il grosso salto dimensionale e diventare realtà di carattere interregionale o addirittura nazionale, che andassero a sfidare i 2-3 gruppi maggiori, in uno scenario in cui invece oggi sembra che ci sia rimasto spazio soltanto per un numero molto limitato di banche, come si dice, di rilevanza sistemica, che al di là di tutte le regole che sono state introdotte sul bail-in, per cui il fallimento lo pagano gli investitori, che è rimasta una leggenda, un'utopia, sono di fatto banche troppo grandi per fallire, che quindi, diciamo, nello scenario di oggi sì, sono banche orientate alla creazione di valore per gli azionisti, ma lo fanno anche grazie ad una serie di condizioni di vantaggio e di privilegio, a cominciare dal fatto che gli investitori ritengono che queste banche comunque saranno protette da parte di reti di sicurezza pubbliche di vario genere, per cui riescono a raccogliere capitali a costi più bassi e così via. In uno scenario che peraltro resta segnato da interventi di carattere eccezionale, per cui il libero mercato, nel momento in cui andiamo a fare un credito, pensiamo a decreto Cura Italia, liquidità con posizioni garantite al Fondo Centrale all'80 o al 100% quando interviene la SACE, per cui buona parte del rischio sul credito lo si assume se c'è però una intervento prevalente da parte dello Stato. Ma se pensiamo anche a tutta l'operatività su quei prodotti che, come dire, hanno dato anche ossigeno ai conti economici, come risparmio gestito, prodotti assicurativi, però i mercati finanziari in questi anni sono stati tenuti in piedi da questi interventi straordinari di acquisto di titoli da parte delle banche centrali, che hanno fatto sì che con dei tassi di interesse ai minimi storici o valori negativi si realizzassero delle plusvalenze e gli incrementi di valore negli investimenti sul mercato azionario, sui titoli più rischiosi, questa corsa quindi anche al rendimento. Quindi è difficile oggi in generale capire qual è l'assetto delle strategie delle banche di ogni dimensione, a cominciare da queste grandi banche. Certo, matura una sensibilità per cui, come diceva prima anche Giorgio Vittadini, ci si rende conto che una visione di corto respiro che punta a una massimizzazione dei dividendi distribuiti a breve termine non ha più tanto spazio, perché porta con sé poi anche delle scelte che finiscono inevitabilmente per toccare dei punti minati, per andare in situazioni anche poi di comportamenti scorretti, fraudolenti nei confronti della clientela. Pensiamo decine, centinaia di miliardi che sono stati fatti pagare dall'autorità di vigilanza e dal Dipartimento della Giustizia alle grandi banche per appunto problemi in generale legati al rischio di condotta. Io quindi non ho una risposta, però quello che io ritengo che sia fondamentale è che rimanga una varietà dal lato dell'offerta, perché quando gli attori che sono in grado di fondamentalmente rispondere a quella che è la domanda di servizi bancari e finanziari fondamentali cominciano ad essere troppo poche, si crea una situazione di mercato che non dà
alternative e scoraggia anche una creatività, diciamo così, per andare a rispondere ai bisogni che cambiano, che per certi aspetti magari dal punto di vista degli strumenti fanno riferimento su strutture tecnico-contrattuali che non cambiano più di tanto, ma il tipo di domanda, la capacità di essere giunta con i canali distributivi, il fatto che serva più tecnologia, serva più cura della personale, della relazione, questo cambia. Quindi in questo contesto è importante che venga salvaguardato un pluralismo dal lato dell'offerta. Quindi questo soprattutto perché, ripeto, abbiamo davanti a noi un mondo nel quale la mappa che sarà occupata dalle banche, dagli altri intermediari finanziari e non di varia tradizione, dimensione e così via, cambierà radicalmente. Pensiamo soltanto alla grande discontinuità introdotta da una rivoluzione digitale che comincia ad arrivare e porta anche sulla scena dei mercati bancari e assicurativi questi attori, a parte le società fintech di nicchia, ma anche queste grandi società internet, pensiamo a quelle americane, quelle cinesi. Che cosa potrà significare questo nell'offerta, non so, di credito alle microimprese in un momento in cui la distribuzione dei prodotti andrà prevalentemente su canali digitali e soggetti come Alibaba, come Amazon, sapranno molto di più di quello che in passato sapevano le banche attraverso i dati relativi alla movimentazione dei conti dei clienti. Quindi purtroppo ecco, non sono in grado di formulare una ricetta, però tengo a precisare che occorre mantenere una vitalità che è fatta anche dalla salvaguardia di una ricchezza di tradizioni, di esperienze storiche, a patto che tutte queste però siano disposte a lasciarsi sfidare da delle condizioni attorno a noi, che adesso sono sicuramente di emergenza e sicuramente inviteranno a un cambiamento di portata epocale. Bene, e su questo posso solo aggiungere che c'è stata anche la raccomandazione dell'Unione Europea, no, alla non distribuzione degli utili e ad evitare dei buyback, quindi di acquisto di azioni proprie, proprio per evitare di drenare risorse alle grandi banche. E la seconda domanda che vorrei fare è invece questa: si sono sbloccati la settimana scorsa i 209 miliardi del Recovery Fund. Quali compiti spettano all'Italia per un utilizzo ottimale di queste risorse e cosa soprattutto può fare in questo campo, appunto, come si diceva prima, la finanza? Inizia il professor Vittadini. Allora, innanzitutto sono d'accordo con il rettore, con Zegovesi. Io ho detto le ragioni per cui la sostenibilità ha una ragione economica, ma ci sono tantissimi motivi per cui può non funzionare, che la finanza speculativa non arreta. E poi per esempio c'è un aspetto che noi nel rapporto abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato lungo e largo, che è stato ripreso anche prima: senza biodiversità non si fa sostenibilità. Se l'unico sistema che l'Unione Europea da una parte spinge verso il recovery fund, dall'altra parte spinge verso la grande aggregazione bancaria. Ma se le grandi aggregazioni bancarie fanno fuori, come hanno detto i nostri interlocutori, le banche diverse di territorio, noi non riusciremo a farlo, anche perché, come si documenta dal rapporto, i punti principe chiave per spendere questi soldi sono istituti diversi. Innanzitutto la Cassa Depositi e Prestiti, che è uno strano ibrido, perché nasce al risparmio postale degli italiani, quindi è l'unica realtà che spende il risparmio mentre altrove non lo fa, e poi le fondazioni bancarie e quindi le banche del territorio. Si pensa semplicemente di accorpare le grandi banche, non avremo il sistema, perché le grandi banche saranno qui, verranno dietro a queste realtà che hanno una caratteristica privata ma un interesse pubblico, come disse nella sentenza del 2002 la Corte Costituzionale. Dicendo di questo soggetto, sto rispondendo già alla domanda, perché qui stiamo parlando di realtà che abbiano uno scopo di grandi investimenti anche privati, ma con forte interesse pubblico.
quello che hanno fatto nel welfare le fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie cosa hanno fatto in questi 20 anni? Hanno speso soldi non a pioggia, ma facendo welfare insieme al pubblico. Oggi il recovery fund vuol dire spendere soldi su grandi investimenti strutturali, come sappiamo, sui tre scopi che l'Unione Europea dice: la digitalizzazione, la lotta alla povertà e il passaggio all'economia sostenibile, e senza dei soggetti che abbiano in mente questo, che costruiscano progetti che hanno grande sviluppo, non lo faremo. Noi cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un governo che non fa quello che ha fatto in questi mesi, prendendo in giro l'Unione Europea, facendo delle schedine da quarta elementare, ma facendo dei progetti di investimento. Io mi domando se c'è la voglia di fare l'investimento, o se si pensa che l'investimento strutturale sia ultimamente un male, o perché non dà un ritorno politico, una prebenda politica, o perché non si capisce che lo sviluppo è fatto di investimenti. Quindi prima di tutto ci vuole un governo di questo tipo. Poi ci sono dei soggetti che sono in grado di costruire dei sistemi di realtà, ma avendo grandi investimenti di realtà, non semplicemente l'investimento per portare a casa un po' di soldi. Torniamo al discorso di prima. E qui c'è bisogno di questo tipo di strutture. In generale la risposta è che l'Italia deve investire, cosa che non ha fatto negli ultimi 20 anni, che non continua a fare. Non può pagare la spesa corrente. Mi diceva un consulente del MEF, della mia università, che era scandalizzato del fatto che certi realtà ministeriali pensavano di spendere i soldi sulla sanità per le spese correnti, sapendo che l'Europa non le finanzia. Oppure le schede che dicevo prima, fatte in agosto, erano spese che finanziavano qualunque cosa, mentre l'Unione Europea su questo è molto chiara: si fanno investimenti. Oltretutto dico che questi hanno a che fare con la ripresa dello sviluppo, perché senza digitalizzazione noi non riusciamo a fare niente. Non possiamo avere un paese dove, andando da Milano a Bologna, non salta internet. Non possiamo avere un paese in cui il 30% della popolazione studentesca non si collega a internet perché non ce l'ha. Non possiamo avere un paese che continua ad avere aree di sottosviluppo fondamentali, perché l'Unione Europea non ce li concede più. Decide: vi aiutiamo a tirare sul sud, ma metteteci qualcosa di vostro. Quindi vuol dire che la risposta è grandi progetti di grande respiro, grandi investimenti, non pensare di mettere a posto le spese correnti e le prebende elettorali, che hanno bisogno di grandi soggetti che sono in grado di pensare qualcosa di pubblico, anche se hanno una struttura di diritto privato. No a quello che si sta ancora facendo e traccheggiando, pensare di usare questi soldi per coprire qualche deficit, qualche spesa, finanziare la spesa corrente, pagare gli stipendi. E io non so se questo, non lo so se saremo in grado di farlo. Se non siamo in grado di farlo, secondo me l'Europa ci sanziona e fa bene. Perfetto, e il rettore vuole calare questo discorso degli investimenti all'interno del nostro territorio, o vuole rimanere sul piano nazionale? Sì, i due discorsi vanno insieme, ovviamente, Alfredo. Qui appunto mi sembra che il collega abbia detto una cosa giusta, di nuovo sempre nell'ottica di prima: ci vuole un governo prima di tutto sostenibile, che guardi a lungo termine, con l'idea appunto di investire. Ora non parlo del governo attuale, neanche, cioè è una storia che va indietro da decenni, che è così. Hanno diciamo salvato, tra virgolette, il bilancio pubblico tagliando tipicamente gli investimenti, ad esempio anche sulla formazione. Siamo all'università, sappiamo benissimo che solo da pochi anni il fondo di finanziamento ordinario sta gradualmente riaumentando, ma si sta verificando in qualche modo nell'università quello che abbiamo visto già verificatosi nella sanità. Hanno tagliato risorse alla sanità nel momento in cui c'è stato bisogno. Ovviamente non siamo stati in grado di far fronte in maniera efficace, almeno nella prima ondata della pandemia, a questo, diciamo, al numero eccessivo di persone che richiedevano i servizi sanitari. Devo dire che io cerco di essere ottimista, ma sono un po' preoccupato su
come verranno spesi questi soldi, perché non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo miliardi già dati negli anni scorsi dall'Unione Europea e che non sono stati spesi. Quindi pensare adesso di spendere oltre 200 di miliardi la vedo un po' difficile, perché appunto poi non ci sono neanche le strutture capaci di gestire una programmazione degli investimenti di questa dimensione. Quindi questo lo vedo insomma, sono un po' preoccupato, perché effettivamente se manchiamo questa occasione, che è un'occasione grande, perché forse dobbiamo andare indietro al piano Marshall per capire, no, la dimensione degli aiuti esterni dell'economia italiana. Insomma, le cose che si dicono, che si leggono sui giornali, sui media in generale, tutti concordano nelle infrastrutture, nella formazione, però ecco, ci vuole programmazione, capacità di programmazione e di gestione di queste risorse, e probabilmente non abbiamo, diciamo, delle strutture capaci. Io spero di sbagliarmi, ma diciamo qualche perplessità ce l'ho. A livello regionale, ovviamente noi sappiamo che le Marche sono una regione per alcuni aspetti collocate nel mezzo, no? Quindi siamo, qualcuno sostiene che stiamo scivolando verso le regioni del sud negli ultimi anni. Noi siamo stati una delle regioni più manifatturiere d'Italia. Ovviamente la crisi ha colpito il settore manifatturiero più di altri settori, e lo stiamo pagando, ovviamente, questo in termini di occupazione, di reddito, più di altre regioni. Io da tempo sostengo, quando mi capita, sulle infrastrutture, ad esempio, di cercare di ricollegare la regione, i centri della regione, non solo quelli sulla costa, ma anche sugli interni, con il resto d'Italia, perché questo darebbe anche la possibilità di un riequilibrio sia della popolazione che delle attività produttive dalla costa, che è abbastanza congestionata, su zone interne. Quindi quello che mi auguro, ma capisco che questo è un sogno utopico, un flusso contrario di migrazione da quello che è accaduto alla fine degli anni 60 e prima del 70, l'abbandono delle zone interne delle Marche per lavorare nel settore manifatturiero localizzato prevalentemente sulla costa, a un ritorno indietro. Ma questo appunto sarebbe molto importante, perché permetterebbe anche di valorizzare di nuovo i piccoli centri, ma di nuovo non possiamo più pensare ai piccoli centri di una volta, appunto devono essere piccoli centri collegati sia con infrastrutture tradizionali, le strade, per non parlare di sistemi ferroviari, ma ovviamente anche autostrade di tipo digitale, che invece sono per il momento prevalentemente assenti, soprattutto nelle regioni, nelle zone più interne, ad esempio, della nostra regione. Giusto, è vero, gli studenti hanno difficoltà a collegarsi, l'abbiamo visto. L'Università di Urbino, ad esempio, ha dato la possibilità agli studenti di avere gratuitamente delle SIM per il collegamento, per seguire le lezioni. Perché molti ci dicevano, abito in una zona in cui non ho internet, sono tornato a casa, non ho internet. Come faccio? Ecco, quello che abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di mettere sul bilancio dell'Ateneo, sperando che poi questi soldi ci ritornino, così come ci hanno promesso dal governo, abbiamo messo a disposizione gratuitamente delle SIM con 60 giga di traffico, e abbiamo visto che c'è stata una domanda molto forte. Quindi è importante, secondo me, lavorare molto su formazione, infrastrutture sia tradizionali, cioè sistemi di trasporto tradizionali, e anche ovviamente il digitale. Bene, comunque abbiamo, come diceva, mi sembra, il professor Vittadini, c'è già qualcosa che esiste, ad esempio anche tutta la struttura del credito cooperativo, che se venisse utilizzata anche per questo scopo sui territori potrebbe essere anche una forma di servizio molto importante, questo per portare i progetti all'interno dei diversi territori. Però adesso le domande si spostano proprio su questo aspetto, sulle regole della sorveglianza. In questo caso chiamiamo il
professore Erzegovesi, e la dovrebbe fare il professor Alessandro Berti del Dipartimento di Economia di Uniurb. Prego. Scusami Alfredo, c'era Umberto che voleva fare una piccola domanda. Intanto saluto Alessandro. Ciao a tutti. Sì, rubo solo un secondo. Una domanda era anche forse un'osservazione in base a quello che ha detto il magnifico rettore, dell'importanza che dell'investimento in cultura, in conoscenza e in ricerca, proprio nell'ottica dello sviluppo sostenibile, perché noi ancora non disponiamo per lo più di tecnologie che ci consentano di tenere bene insieme la sostenibilità economica con la sostenibilità ambientale, perché i materiali che utilizziamo, anche la stessa diffusione di device e dispositivi di carattere elettronico, ha un impatto ambientale devastante sotto certi aspetti, consente di risparmiare carta o altre cose, consente minori emissioni di anidride carbonica, ma poi c'è lo smaltimento dei metalli pesanti che viene spesso delegato poi a paesi di cui non si sa bene come gestiscano il lavoro, c'è anche il lavoro minorile che viene utilizzato. Quindi perché si arrivi alla reale, effettiva sostenibilità, è necessario che sia finanziata l'istruzione e la ricerca per arrivare a delle tecnologie idonee ad una effettiva sostenibilità. Questo mi piaceva rimarcare delle osservazioni del professore. Chiedo scusa se ho preso questo. Posso fare una domanda io? Sì, mettiamo insieme le domande, dai, perché sì. No, ma io sarò velocissimo. Ho una domanda per il collega di Trento, che saluto, che è un po' di tempo che non vedo, ma che mi è caro nella scrittura, nella chiarezza espositiva. Io come lui seguo molto da vicino il tema della biodiversità delle banche e mi pare che sotto questo profilo l'orientamento preso dal regolatore sia un orientamento che sicuramente può rassicurare i mercati, ma tendenzialmente o gli investitori, ma tendenzialmente rischia di trascurare appunto i territori, e da questo punto di vista la riforma delle popolari e delle casse rurali potrebbe essere purtroppo un grimaldello nel senso negativo. Io volevo sapere se lui da questo punto di vista vede delle vie d'uscita, o siamo destinati per esempio ad avere in Italia quello che è in Francia, un simulacro di credito cooperativo che era una volta il Crédit Agricole anziché il Crédit Mutuel. Avrei una domandina velocissima anche per Giorgio Vittadini, che saluto anche lui, il mio magnifico rettore, non si offende se lo saluto per ultimo. La domanda che ho per Giorgio Vittadini velocissima è se non c'è un rischio di una nuova IRI in arrivo sul versante dell'economia italiana. Basta, scusatemi per queste due domande. Prego. Allora, posso cominciare io allora con la riforma del credito cooperativo? Grazie a Alessandro, che anch'io saluto caramente. Ma appunto ci troviamo in un punto di spartiacque, per cui avevamo una tabella di marcia che è stata scritta più o meno negli anni immediatamente dopo la crisi del 2009-2010, che vedeva come principale problema avere un sistema bancario prudente, ben capitalizzato, che avesse più risorse di quelle che, e nel quale poi venissero anche prevenuti problemi legati alla presenza di istituzioni che potevano mettere a rischio l'intero sistema, come un vast program, come si dice. E da quello sono derivati poi tutta una serie di interventi di vigilanza e di politica bancaria, ma che di fatto hanno portato ad affermare come modello prevalente
quello di una banca che aveva come sua principale preoccupazione quella di far rendere il capitale, perché questa era la via principale per mantenere dei livelli alti di patrimonializzazione, oppure per poter attrarre degli investitori, degli azionisti a cui si promettevano elevati dividendi, perché poi si dice se tu quando alla vigilia di una crisi vuoi fare il pieno di patrimonio, chiaramente devi poter promettere nel lungo periodo la capacità di remunerare questo patrimonio. Quest'onda lunga è arrivata a interessare il nostro sistema di credito cooperativo con passaggi poi anche di dibattito politico e di produzione normativa non sempre lineari, e di fatto adesso abbiamo un sistema che si è riorganizzato attorno a due gruppi bancari, con l'eccezione di poche banche dell'Alto Adige qui vicino a dove sto, e è un modello del tutto inedito che non trovo un riscontro anche in il modello del Crédit Agricole francese, il credito cooperativo tedesco, delle Raiffeisen olandese. Quindi è come se si sia come dire messa sul tavolo una priorità assoluta, e che tutto quello che caratterizzava la fisionomia storica di queste componenti del sistema bancario fosse stata detta: ma sì, è una bella cosa, vediamo se regge, ma purché si vada verso delle strutture in cui c'è una capital management strutturato, una capacità di raccolta di capitale di rischio sul mercato e così via. Quindi siamo in una situazione di passaggio. La domanda di questa componente sistema è molto alta, basta vedere anche le statistiche del Fondo Centrale di Garanzia, chi ha finanziato di più, anche dei dati che ha diffuso la stessa Federcasse, che l'ha fatto anche in varie audizioni parlamentari. È chiaro che la quota del credito cooperativo nel soddisfare la richiesta di prestiti da parte, ad esempio, di microimprese di settori con rating più basso, che sono all'interno delle strategie delle grandi banche messe in secondo piano, perché sono più deboli, più colpite da tutte queste vicende, questi shock che hanno colpito il sistema. Quindi diciamo c'è ancora una esigenza alla quale il credito cooperativo è l'unico soggetto in grado di dare una risposta. Siamo alla vigilia di una trasformazione, come accennavo nel primo intervento, per certi aspetti ancora più radicale. Ecco, forse è necessario che si giochi una creatività più o meno della stessa natura di quella che nella fine dell'Ottocento ha portato a far nascere le Raiffeisen, le casse rurali artigiane e via discorrendo, per vedere se effettivamente anche c'è ancora spazio per una attività bancaria che riesce anche a resistere su una scala dimensionale che non è necessariamente quella del gruppo che sta nelle prime sei posizioni di alta classifica all'interno del sistema bancario italiano. E qua sarà interessante sapere anche come giocherà la variabile tecnologica, perché stiamo vedendo nascere diverse banche pure digitali rivolte al mercato delle piccole e delle microimprese, e che hanno un'agilità e una capacità di abbattere, ad esempio, i loro costi fissi, i costi dell'informatica, che per certi aspetti fa vedere delle opportunità interessanti. Ma come questo poi possa coniugarsi in continuità con una tradizione gloriosa come quella del credito cooperativo, qua è materia sulla quale lanciarsi in visioni e poi soprattutto sperimentazioni coraggiose. Comunque, senz'altro saremo chiamati a misurarci su dei bisogni molto stringenti, quindi diciamo le parole d'ordine ereditate dal passato in un sistema bancario che, lo ricordavo, vive comunque in uno stato di reparto rianimazione, è in piedi perché
ci sono tutta una serie di interventi di carattere non convenzionale straordinario che stanno andando avanti da anni. Ecco, in questo scenario largo alla creatività, largo alle nuove idee, al coraggio poi di metterle in campo. E benissimo, e poi adesso risponde Giorgio alle domande. Dico che abbiamo due modelli. Anche qua, perché vogliono trasformare la Cassa Depositi e Prestiti nell'IRI facendo entrare contro quello che è il suo statuto anche la Cassa Depositi e Prestiti in imprese decotte? Per la semplice questione di prima, di non pensare a uno sviluppo di lungo periodo, ma di continuare ad avere questa politica assistenzialistica e di statalismo di basso profilo che ha caratterizzato tutta la Seconda Repubblica in diverso modo. L'alternativa qual è? Qui rispondo a una domanda implicita, è un sistema sussidiario nel campo bancario, perché, come è stato detto prima, per fare i progetti europei queste spese ci vuole, e qui è la sussidiarietà, una collaborazione fra enti. Perché noi non riusciamo a spendere i fondi dell'Unione Europea, come ha detto prima il magnifico rettore, appunto tale, aggiungo io, che la Polonia ha fatto le autostrade con i soldi che l'Italia ha restituito. Perché per fare un progetto di questo tipo ci vuole lo Stato, le realtà del terzo settore, le imprese, l'associazione di categorie, i sindacati, le camere di commercio, il territorio, bisogna costruirlo insieme. E questo è il ruolo di una Cassa Depositi e Prestiti, di essere il player, il punto di riferimento di una realtà, come abbiamo detto prima, cooperativa, di banche del territorio, rurali, di altre realtà, di costruire un sistema complesso. Ma questo chiede un livello non solo di volontà, ma di preparazione alla politica, che se i politici vengono da nulla, non fanno il cursus honorum, non sono abituati a fare il lavoro politico, che è un lavoro di mediazione, di costruzione anche di competenza, non si possono fare. Se noi continuiamo ad andare avanti a dire che la politica è una cosa sporca, e quindi chi fa politica, chi mette insieme interessi, non è in grado, non va bene, noi avremo questo, e quindi dobbiamo prendere il primo che viene per la strada, ma io per la strada non è capace di concepire neanche un sistema sussidiario nel campo finanziario, e quindi penserà all'IRI, trova la sua impresa decotta di turno e pensa all'IRI. Questo quindi è un rischio reale, ma è un rischio che nasce da una dalla stessa concezione politica che preferisce all'investimento la mancia. Bene, ci sono altri interventi da parte, oppure chiudiamo con questo, chiudiamo. Il rettore voleva intervenire. No, volevo solo dire, aggiungo solo una cosa, ma chiudiamo perché abbiamo superato le 19, che abbiamo parlato adesso, soltanto io, parte quello che ha provocato una discussione sulle dimensioni delle banche, ma credo un po', guardando, avendo seguito quello che è accaduto in Italia, molto sia di peso, cioè la crisi del sistema bancario è stato dovuto anche alla mancanza di un management all'altezza all'interno delle banche di far fronte a un mondo che stava cambiando molto velocemente. Cioè, quindi anche qui c'è un tema di formazione di chi deve svolgere determinati ruoli, nel caso specifico delle banche. Quindi non è tanto un tema di banche grandi, cioè, e diciamo i fallimenti delle varie banche hanno portato a quello che accadeva una volta, quando il governatore chiamava i presidenti o i direttori generali di banche del nord per acquistare e far incorporare banche che stavano fallendo nel sud Italia. E qui in qualche modo quello che abbiamo visto, più che di modelli, sono state delle esigenze nazionali di salvaguardare occupazione, risorse, appunto, valori dei territori, insomma. Solo che il modello a cui stiamo andando avanti è un modello che forse non è ottimale per un paese come l'Italia. Ecco, io mi fermo qui, volevo solo permettermi di ringraziare, in quanto ovviamente è un mio collaboratore, oltre che dipendente dell'università, Donatello Trisolino, che è a supporto di questi incontri che Alfredo Sparaventi e la BCC hanno organizzato, e che ringrazio ancora.
Io voglio ringraziare invece gli intervenuti per la loro competenza e intelligenza. Abbiamo capito comunque, questa sera una cosa l'abbiamo capita. La finanza sostenibile è una sfida a cui ognuno di noi è chiamato in qualche modo a rispondere per le competenze e per il lavoro che fa. Ora ascoltiamo il direttore generale, Gabriella Mariani, che concluderà questo bello e stimolante convegno. E poi restate in linea perché ci sarà anche una sorpresa finale. Prego, Gabriella. Sì, buonasera e grazie a tutti gli intervenuti, perché sono state due ore veramente piacevoli. Sono trascorse molto, molto velocemente perché gli argomenti sono molto interessanti e ci toccano da vicino. Per noi BCC, per me che vivo ormai nel credito cooperativo da diversi anni, la sussidiarietà è una prassi ormai consolidata e fa parte del nostro DNA ed è racchiusa in sintesi nell'articolo 2 del nostro statuto. Quindi ecco, grazie di nuovo a tutti, visto che siamo già in ritardo, abbiamo sforato l'orario. Non vorrei rubare tempo, visto che avevamo organizzato per augurare a tutti un buon Natale, un sereno Natale e un felice anno nuovo. Avevamo organizzato insieme con Alfredo un piccolo concerto, un piccolo brano organizzato da un'artista di Fermignano, la signora Annalisa Cancellieri, che adesso ci farà ascoltare l'Alleluia di Leonard Cohen. Ecco, io con questo rinnovo gli auguri a tutti e ringrazio per questa possibilità che ci avete dato. Grazie.